Bentornati in questo mio nuovissimo video. Oggi siamo in un video dove andrò a parlarvi della differenza tra DPCM e decreti legge. Dato che in quest'ultimo anno e mezzo quasi abbiamo sentito parlare molto spesso di DPCM e nell'ultimo governo, nel nuovo governo Draghi invece si utilizzano i decreti legge, quindi sono qui a spiegarvi la differenza tra i due e il perché il governo Draghi ha deciso di utilizzare questo tipo di norme per regolamentare per i contagi del coronavirus. DPCM intanto sta per decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM. Questi decreti sono decreti innanzitutto amministrativi che possono dare solamente delle indicazioni, ma queste indicazioni non comportano dei risvolti giudiziari, ossia queste indicazioni non possono avere risvolti, ad esempio, non possono prevedere un processo o una multa, no, sono solamente dei consigli. I DPCM sono decreti scritti esclusivamente dal Presidente del Consiglio, che può consigliarsi con la sua maggioranza, ma può anche fare come vuole lui senza consultarsi con nessuno. È una fonte del diritto, ha un gradino al di sotto dei decreti legge, è una fonte del diritto che non ha, non ha appunto forza di legge perché è solamente un decreto amministrativo e non può limitare, come ha fatto, le libertà personali. L'ha fatto perché il Parlamento gli ha dato dei poteri, gli ha concesso poteri maggiori rispetto a quelli che già aveva il Presidente del Consiglio. Il decreto legge invece è un decreto che è scelto e scritto assieme a tutto il Consiglio dei Ministri, con anche la partecipazione del governo, del Parlamento. Il decreto legge ha forza di legge, non è un decreto amministrativo, quindi, e ha poteri giudiziari, ha conseguenze giudiziarie, quindi può prevedere delle sanzioni se una certa norma non viene rispettata. Il decreto legge, è un decreto molto meno, come si dice, contestabile perché se il Parlamento, tanto il decreto legge ha una durata limitata e il DPCM no, cioè la durata del DPCM è scritta nel DPCM stesso. Il decreto legge ha una durata limitata stabilita a 60 giorni, dopo i quali, se il decreto non viene trasformato in legge, decade e non può più essere ripresentato se non in una forma diversa. Anzi, in una forma diversa con cose diverse dentro, quindi la stessa legge non può essere ripresentata. Questo dopo che negli anni scorsi, negli anni 60, 70, 80, venivano utilizzati massicciamente, come sono stati utilizzati massicciamente i DPCM, venivano utilizzati massicciamente i decreti legge che venivano ripresentati anche 20 volte la stessa cosa. E ovviamente il decreto legge ha una cosa, come il DPCM entra in vigore immediatamente, da quando viene emanato. Il decreto legge, se non viene, confermato dal Parlamento, decade come decadono tutti i suoi effetti giuridici, quindi condanne, processi, multe, eccetera, eccetera, eccetera. Il decreto legge quindi è meno contestabile perché è appunto, come dicevo anche prima, approvato dal Parlamento e dalla maggioranza e essenzialmente con delle leggi apposite potrebbe anche limitare la libertà personale come sancito nella Costituzione, perché la Costituzione dice che per casi di estrema necessità, come
guerra o emergenze sanitarie si può limitare la libertà personale. Il decreto legge può limitare la libertà personale, può avere appunto forza di legge come le altre leggi. Quindi, perché Draghi sta usando questo tipo di decreti? Perché sono appunto meno contestabili. I decreti legge non sono appunto contestabili, i giudici non possono dire niente, invece i DPCM sono stati disapplicati già più volte da una sentenza di Reggio Emilia e da altre sentenze avvenute in giro per l'Italia. Quindi ragazzi, questo video termina qua. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciarmi un commento, un like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Condividete il video e alla prossima! Interrompere Zoom, 5 minuti, interrompere.